Carlo III è il re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri 14 reami del Commonwealth. Figlio maggiore della regina Elisabetta II e del marito Filippo di Edimburgo, appartiene al casato Windsor, che ha mantenuto tale denominazione per decreto reale anche dopo il matrimonio della madre. A Londra il tema è tornato d'attualità dopo la diagnosi di cancro a Re Carlo. Nessuno si augura che quel momento arrivi presto, ma come tradizione vuole il piano per i funerali del re, è stato già predisposto. Si chiama Operazione Menai Bridge, ed è il nome in codice che riprende un ponte gallese. La regina Elisabetta aveva scelto il London Bridge, il più famoso. Carlo invece non poteva che scegliere il Galles. D'altronde è passato alla storia per essere stato più di 64 anni il principe del Galles, in attesa di salire al trono. Saranno 10 giorni di lutto, fino ai funerali. La salma sarà esposta, come fatto anche con Elisabetta, sia a Edimburgo, e poi a Londra. Tutti gli eventi saranno già organizzati e predisposti per evitare errori e problemi. Il nuovo re, che sarà William, sarà subito annunciato. Potrebbe chiamarsi William V, oppure scegliere un altro dei suoi nomi di battesimo, Arthur, Philip, Louis. Poi terrà il discorso in cui renderà omaggio al padre, e ricorderà questo è certo anche la nonna.